Ciao amici, siamo ancora Integrated System Europe, stiamo visitando lo stand di Peerless. Una grande novità, si aggiunge alla linea dei display Extreme la versione da 75 pollici con risoluzione Ultra HD con 3000 nits di luminosità e certificazioni IP66, quindi il display già così com'è può essere installato all'esterno in qualsiasi condizione atmosferica. Questo è il PR598M, il nuovo stand motorizzato ad altezza regolabile di Peerless, capace di supportare fino a 146 kg di display, ha 4 memorie di impostazione, ora lo vedremo nella parte posteriore come vengono gestite, e ha la possibilità di montare un ripiano per quanto riguarda l'appoggio di eventuali device. Andiamo a vedere nella parte posteriore alcune note interessanti. Vediamo la tastiera che ci permette di richiamare una delle 4 memorie di preimpostazione, di memorizzarle, ma soprattutto molto interessante il fatto che il display venga alimentato direttamente dallo stand, in modo tale che ci sia un'organizzazione di cavi che permette l'uscita di un solo cavo di alimentazione dalla base. Se premo uno dei pulsanti di richiamo della memoria, vediamo che il display sale e reagisce nel momento in cui io provo a fermare la salita, in modo tale da avere una situazione di sicurezza nel caso in cui qualcuno abbia la necessità di fermarla. Questo è uno dei best seller di Peerless, l'SR560 Flip 2, un carrello studiato appositamente per la lavagna Samsung Flip 2 sia da 55 che da 65 pollici. Una delle caratteristiche più interessanti sono le ruote da 3 pollici di dimensione e la gestione dei cavi che è posta al centro del meccanismo di rotazione che consente di ruotare il display anche se il cavo di collegamento è corto quindi per evitare eventuali inceppamenti. Qui a destra invece abbiamo il sistema di supporto per la lavagna Microsoft Surface. Negli ultimi anni Peerless è diventato uno dei principali produttori di sistemi di montaggio per LEDWALK. Vediamo qui il sistema modulare, prodotto disponibile sempre a stock, in grado di ospitare LEDWALK di Samsung, LG e Philips, che ha la possibilità di essere configurato molto semplicemente su qualsiasi formato e montato a parete in modo molto elegante grazie a questa cornice che lo rifinisce e al barre laterali che lo chiudono. Nella parte sotto le griglie sono aperte appunto per dare la possibilità di una reazione costante. Questo sistema invece può essere utilizzato per montare LEDWALK con appoggio a parete e pavimento oppure da pavimento a soffitto. Mentre sulla parte sinistra vediamo un sistema custom che Peerless è in grado di realizzare in maniera molto precisa. In questo caso però non è un prodotto a stock, Peerless deve essere coinvolta dall'inizio del progetto proprio per lavorare a stretto contatto con l'architetto che dovrà fornire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del sistema di montaggio. Grande novità in casa Vadio, Easy IP30 IPTZ, cioè la versione di IntelliShot che entra nell'ecosistema Easy IP. Grosso passo avanti ed è il primo step che Vadio ha intrapreso per ampliare la famiglia dei prodotti che entreranno nell'ecosistema Easy IP. Questa soluzione si chiama Floor to Wall, è un sistema di montaggio di Middle Atlantic in grado di assorbire anche l'acustica della stanza, quindi rendere la parte audio della videoconferenza intelligibile, ma soprattutto interessante vediamo questa versione di IntelliShot M appositamente creata per il mondo Microsoft di Unified Communication, quindi finalmente anche Vadio ha un prodotto certificato Microsoft per allestire le meeting room Teams.
Siamo sempre nello stand di Legrand, nuovo prodotto di Projecta. Vediamo alla destra un classico schermo a incasso motorizzato con il drop, cioè la parte di tessuto nera che c'è tra il soffitto e la parte più alta della visualizzazione dell'immagine. Alla mia sinistra il Sightline Cable Drop System, un nuovo sistema che rende molto più elegante l'installazione dello schermo, perché tra il soffitto e lo schermo abbiamo uno spazio vuoto. Lo schermo è sostenuto da tre cavi molto fini, che non si vedono quasi, che permettono una regolazione del drop da pochi centimetri fino a un metro. Inoltre ho la possibilità in quella parte più alta di montare ad esempio una telecamera o un sistema di diffusione audio, cosa molto gradita agli amici architetti che spesso e volentieri si trovano a dover fronteggiare l'inserimento di tecnologia in un ambiente magari elegante. Siamo allo stand di Philips Professional Display Solution a ISE 2022 con Marco Guandalini, responsabile vendita Italia, che ci illustrerà alcuni prodotti nuovi lanciati durante questo evento. Benvenuti a ISE. Dopo due anni forzati di pausa siamo finalmente tornati presenti nella fiera più importante nel mondo audio-video. Quest'anno presentiamo un'intera line-up dedicata al mondo signage, alle soluzioni LED, alle soluzioni touch per la corporate e per l'education. In particolare presentiamo qui una grande novità nell'ambito corporate e anche control room, con un prodotto 65 pollici VideoWall con un pannello nativo 4K che permette in una configurazione 2x2 di promuovere all'interno di control room un VideoWall con una risoluzione 8K, quindi fino a 16 finestre 4K. È sicuramente una soluzione innovativa, perché con 4 display si può andare a comporre un unico grande display di 130 pollici. Un mercato verticale in fortissima crescita sicuramente è quello dell'education. Nei prossimi anni si vedranno moltissime lavagne interattive con display professionali all'interno delle classi di tutti gli istituti. Il nostro prodotto e la nostra gamma con tre formati principali, 65, 75, 86, è davvero completa, con 5 anni di garanzia inclusi nel prezzo, con differenti applicativi già all'interno del prodotto, con un prodotto nativo Android nella versione 8 e successivamente con il nuovo prodotto nella versione 10, è possibile fare sharing fino a 4 device contemporaneamente, è possibile ovviamente utilizzare uno strumento di lavagna e poi condividere contenuti salvandoli e in loco, oppure inviandoli via mail o addirittura stamparli, oppure semplicemente con un QR code visualizzarli sul proprio device. Lo strumento lavagna interattiva è sicuramente destinato non solo ad un utilizzo education, ma ben si addice anche a un utilizzo corporate per quelle che sono le meeting room delle piccole e medie imprese. Un altro mercato verticale sempre in fortissima crescita è sicuramente quello dell'hotel TV, quindi televisore dedicato al mercato hospitality. Proponiamo qui ad ISE un rinnovamento della nostra gamma Media Suite, che è il prodotto sicuramente top di gamma per quanto ci riguarda, l'unica soluzione sul mercato ad avere un Chromecast integrato e quindi un prodotto che effettivamente ricalca esattamente le performance di un televisore consumer, con il vantaggio appunto di una soluzione molto semplice da un punto di vista gestionale per il cliente in camera. In pochi passi si può gestire la condivisione dei contenuti grazie al protocollo Chromecast professionale. Con un access point interno si permette la condivisione anche della rete internet all'interno della camera. Chromecast professionale perché tutti i dati, anche quelli della connessione, una volta spento il televisore vengono cancellati. Il vantaggio di avere una soluzione totalmente Android based ci permette di avere all'interno del televisore applicazioni come Netflix, Apple TV, Disney Channel, YouTube e qualsiasi applicazione che il cliente, loggandosi con il suo account Gmail, può scaricare all'interno del TV. Le sale controllo del futuro saranno basate sulla tecnologia AV over IP e DataPath lo farà attraverso Aetria, la soluzione integrata che permette di costruire un ecosistema completo che, partendo dalle sorgenti tradizionali, quindi telecamere IP, flussi IP, SCADA,
pagine web e tutte le altre sorgenti che tradizionalmente i controller datapad ricevono e organizzano sui video wall vengono catturate attraverso dispositivi che poi mandano in rete, nella rete dati, flussi fino a risoluzioni 4K. Il grosso vantaggio della soluzione Etria è quella della flessibilità. Da ogni postazione io posso disporre di qualsiasi contenuto e inviarlo su qualsiasi video wall. Etria è il futuro e a breve vi racconteremo qualcosa di più specifico. Per il momento è tutto da Datapad.